Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati sempre nella playlist Toys and Unboxing. Come già detto nel video molto corto sull'unboxing del genio della lampada, sono stato al Disney Store e ho fatto un po' di compere perché c'erano dei bellissimi saldi, come avete visto anche nel video scorso in cui ho parlato palesemente di prezzi, anche se mi scoccia parlare di questo aspetto veniale dei prodotti che unboxo, però ci tenevo a dirvi quanto erano in saldo e non faccio eccezione nemmeno per questo prodottino. Cosa c'è qui sotto? Probabilmente lo avete visto dal titolo del video, però io vi lascio comunque un po' di hype e un po' di suspense. Cosa ho preso? Andiamo a vedere. Oh, il Millennium Falcon. In questa versione che probabilmente i fan duri e puri sanguineranno dagli occhi perché probabilmente non è una riproduzione fedele, non è quello dei Lego classico che c'è da una vita, non è quello dei Lego che è uscito l'anno scorso che costa come un iPhone, è una versione molto giocattolosa che si addice perfettamente a quanto io sia fan della saga, cioè a me piacciono i tre film vecchi, non sono un fan della fantascienza in senso stretto, come voi sapete, però amo in questo caso non per la saga fantasy di per sé, perché non ho letto i libri, non ho letto i fumetti, ho visto la saga prequel, ho visto la saga sequel di Guerre Stellari, che amo ancora chiamare Guerre Stellari e non Star Wars. Ma non sono un appassionato della saga di per sé, di tutta la filosofia che c'è dietro, ma apprezzo comunque la saga cinematografica che per l'epoca è stata una svolta storica, come è stata per esempio a livello cinematografico Matrix negli anni 90. Ecco qua, iniziamo a tirar fuori i personaggini che sono di un'altezza fantastica, così a occhio dovrebbero essere 12 centimetri Han Solo e Chewbacca chiaramente è più grande, hanno questo aspetto molto cartunesco che tra l'altro se voi magari siete appassionati di questa saga e volete tramandarla ai vostri figli potreste comprare queste versioni di Guerre Stellari al Disney Store e far giocare i vostri figli con i personaggi di Guerre Stellari che possono interagire per esempio anche con i personaggi della Disney, possono interagire con i personaggi Marvel, ma perché no, possono interagire anche con i personaggi che i vostri figli hanno già a casa vostra, perché comunque si adattano perfettamente a tutti gli stili che vanno molto adesso nei giocattoli. Ok, ho infranto una delle regole principali dei video di unboxing, ma tutti questi cosini per togliere i giocattoli li ho fatti offline per non tediarvi troppo in questa parte. Andiamo subito a rigirare la scatola. Nel frattempo approfittiamo, qua c'è un pezzo del Millennium Falcon, lo apriamo direttamente in modo che poi non ci occupiamo più di questo cartoncino. Per poi andarci a godere in tutta la bellezza questo fantastica riproduzione. Non è giusto chiamarla riproduzione perché è un vero e proprio giocattolo. Questo giocattolo fantastico. Ok, ecco, cartone vuoto, buttiamo e andiamo ad ammirare in tutta la loro bellezza. Si fa per dire Chewbacca e Han Solo o Han Solo a seconda della traduzione che preferite, che ecco si accinge a sparare per primo e mettere le dita nel naso a Chewbacca. Sono davvero belli, davvero fatti bene. Magari poi li confrontiamo con un altro giocattolo di una linea diversa per mostrarvi le altezze. Ma andiamo al piatto forte di questo unboxing, nonostante siano comunque bellissimi anche Han e Chube, perché guardate i dettagli, ragazzi. Metto un attimino a fuoco. Guardate i dettagli, tanta 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 roba. Quando Harrison Ford era giovane come Han Solo nella prima saga.
E ora parliamo del prezzo, come dicevamo all'inizio. Non potevo lasciarmi scappare questa offerta da 75,90 euro di partenza a 22,50 euro finale, 70% di sconto. Quindi, de che stiamo a parlare, non me lo sono potuto far scappare. Andiamo a estrarre. È talmente grande che non riesco a farci stare dentro tutto nella videocamera. Come disse il regista dei film di Rocco Siffredi, ci tengo a dirlo così YouTube non mi categorizza il video per bambini e mi monetizza. Allora, eccolo qua, guardate che bello. È un po' aperto, è un po' decappottabile. Adesso ci pensiamo a sistemarlo. È molto molto fico. Vediamo se c'è qualche modo di tenerlo sollevato. Allora, no, che figata, guardate qua. Questo è lo sportello per salire. Stupendo. Ecco, c'è comunque, c'è modo di farlo. Guardate qui, che figata. C'è modo di farlo stare in piedi, eh. Adesso ve lo mostro. Guardate così. Si può, ecco, può stare sospeso in questo modo in una vetrina. Potete anche eventualmente abbassare questi per farlo stare così a metà, in modo che sembri che si stia per alzare in volo. Perfetto, andiamo a montarlo, perché è la parte finale. Volete vedere il risultato finale? Andiamo a mostrarvelo subito. Allora, vediamo. Bene, ecco, abbiamo montato il nostro Millennium Falcon. C'è ancora qualcosa che poi aggiungeremo. Intanto vado a vedere, qui c'è qualche dettaglio in più, andiamo a vedere che cos'è. Allora, seguendo il disegno che c'è sulla scatola, mi sembra di capire. Allora, ah no, 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 ecco, sulla scatola c'è Ciube che spara da qui e questi sono con vere molle. Ecco, dopo magari spariamo in giro per casa e vediamo se colpiamo qualcuno. Inseriamo Ciube nella postazione di sparo. Ecco, se per caso non riuscite a farcelo entrare, potete piegare le gambe. Tra l'altro vi mostro anche le braccia che sono pieghevoli, sono super snodate. Tra l'altro questa versione di Ciube un po' cartunesca mi fa venire in mente quel film su Bigfoot degli anni 90. Magari una volta ne parleremo nella rubrica Retro Movies. Magari parleremo anche di Guerre Stellari nella rubrica Retro Movies, così tanto per farmi odiare da un po' di persone. Eccolo qua, Ciube che spara. Stupendo. Questa invece, se no eventualmente c'è la balestra di Ciubecca che può tenere in mano quando non sta sparando dal Millennium Falcon, mentre qui c'è la pistola di Han Solo che serve per farlo sparare per primo. Eccolo qui. Bellissimo, lo potremmo mettere proprio nella classica posa. Le braccia sono abbastanza snodate. Eccolo qui, stupendo. Però in questo caso lo metteremo seduto nel Millennium Falcon. Vediamo come poterlo mettere, se ci sta con le sue gambe lunghe o se dobbiamo piegargli le gambe, vediamo. No, ci sta tranquillamente. Ecco fatto. Possiamo anche lasciarlo così, nella posa classica, però che spunta fuori. Come vedete non è assolutamente in scala, non è un modellino, non è una riproduzione, è un giocattolo
per il divertimento, ma serve a rappresentare quello che è il Millennium Falcon, quindi si vede benissimo una versione stilizzata della nave e si vedono i due protagonisti, i due proprietari della nave, ma c'è qualcosa in più. Strano, chissà cosa serve questo dal momento che ci sono già degli appoggi. Dopo andiamo a scoprirlo. Nel frattempo vediamo se funziona già qualcos'altro che volevo farvi vedere a sorpresa. Eccolo. Ebbene sì, ragazzi, luci e suoni. Luci e suoni. Un modellino con luci e suoni costerebbe uno stipendio. Con 20 euro mi sono portato a casa una fantastica riproduzione cartunesca del Millennium Falcon. Il rumore di queste casse continue, perché credo non abbia una fine questo suono, debba rischiacciare io per spegnerlo. Fantastico, si spegne e si accende. Bellissimo, qua sotto c'è la sicurezza per non far accendere o scaricare le batterie. I suoni credo escano da sotto, da queste casse qui sotto. Vi ricordo sempre che qui c'è anche il modulo per scendere, che non è in scala, ma noi ce ne sbattiamo le balle. Se non sbaglio, qui si sono baciati Han Solo e Leia nel secondo episodio. Ricordatemi, se sbaglio, ricordatemi. Se ho sbagliato oppure no, ecco qua. Bellissimo, no? Vi lascio, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto. Noi ci vediamo nel prossimo video che di unboxing non so quando sarà, ma sicuramente ci vedremo per i video mensili di Dylan Dog, Samuel Stern e anche di Buffy. Con questo è tutto e arrivederci.